mancano ancora un quarto d'ora, 20 minuti, però voglio farvi vedere due dati che ho tirato fuori nel corso di questa live, che me ne ho fatti vedere un po', però vorrei farne vedere uno, secondo me, interessante. Cioè, spero di aver preso... No, ho preso lo sheet sbagliato, perdonatemi. Perché stavo lavorando su un po' di sheet e... Oh, bello. Aspettate, perché il Mac è molto cattivo quando devi fare lo sharing. Non prendetelo mai per fare queste cose. Mio consiglio spassionato. Me ne guardo bene, io poi sono un paleolitico dal punto di vista informatico, quindi. Ecco, fantastico. Ditemi se si vede qualcosa, sì, perfetto. Sì. Allora, io vado su questo dato. Il primo che vi voglio far vedere è una regressione lineare sulla crescita e il deficit surplus. E semplicemente sembrerebbe che il rapporto tra il deficit e il surplus, quello che è, e la crescita o decrescita, vabbè, io adesso l'ho fatto in 2 secondi e mezzo, bisognerebbe nominarlo in modo molto più corretto questo grafico, però sembrerebbe che ci sia un R quadro che onestamente a me non è che fa intendere che più deficit o più surplus uguale più crescita o meno crescita. Anzi, volendo guardare qua, punterebbe che più surplus ho, più crescita io abbia, e non l'incontrario. Quindi mi sembrava un po' assurdo tenere soltanto questi due elementi come la base del discorso. Quindi io non voglio dire che se io faccio surplus allora avrò la crescita, ma semplicemente che mi sembra un discorso che non sta insieme. Quindi ci sono molti più concetti dietro la crescita e molti più concetti dietro il deficit. Quindi questo è il primo tema che volevo sottolineare. E tra l'altro, facendo anche una correlazione molto semplice tra i dati relativi a 28 paesi europei, la correlazione media, che vabbè, correlation is not causation, lo sappiamo tutti, però la correlazione media è 0,27. Sì che ancora una volta mi pare che non ci sia ecco, una correlazione tra questi due temi, che spesso e volentieri invece vengono proposti come correlati, strettamente correlati, come se uno sia determinato dall'altro. E io credo invece che questi dati, che sono pochi, ci mancherebbe, bisognerebbe prendere serie storiche molto più lunghe, ci dicono comunque, ci fanno capire più o meno che probabilmente non è proprio così, o comunque non è sempre così. Quindi grazie mille, volevo dare due robe mie. Io lascio 10 minuti a Matteo e poi 10 minuti a Marco per chiudere. Ok? Vi va bene? Perfetto. Ma penso siano anche troppi, guarda. Comunque. Vabbè, insomma, chiudete. Massimo, take your time. Chiudo io con il mio ultimo... Un attimo, ho messo il timer. Il mio ultimo intervento. Allora, Marco, ti chiedo di spiegarmi un attimo queste due fotine che ho dei tuoi tempi, non dei nostri. Allora, la prima è questa qui. La nostra lira, come hai detto tu, era così tanto richiesta dallo Stato italiano, scusate, dai cittadini italiani. Perché i stessi cittadini italiani non si fidavano e avevamo bisogno di questo? Di questo prestito franco-tedesco di 1 miliardo di dollari all'Italia? O ancora, i tedeschi non si fidano dell'Italia, vogliono subito 515 tonnellate di oro e così via. Perché eravamo costretti a prendere a prestito da altri paesi, in quanto i nostri stessi cittadini non si fidavano interamente della nostra moneta. E, questo ha portato infatti, da fine anni 70, un'uscita di capitali che poi si è praticamente riversata nel 92, perché lo SME, sono d'accordo anche io che fu un errore, un erroraccio, ma non perché lo SME, i cambi fissi e tutto quanto, semplicemente cosa pensano le politiche italiane? Dato che la nostra moneta continua a essere troppo volatile, troppo poco debole, agganciamola a qualcosa di più stabile, in modo da evitare che continui questo suo trend di volatilità, continuando però a fare politiche non sostenibili. Se tu agganci la moneta e continui a fare politiche non sostenibili, le tue riserve pian piano se ne vanno. Le tue riserve pian piano si vanno esaurendo, ed è quello che è successo all'Italia, ed è anche quello che è successo all'Inghilterra, è quello che è successo all'Argentina pochi anni fa, ed è quello che presto succederà anche alla Turchia, a meno che non vada su un sentiero di crescita sostenibile. Ed è una cosa normalissima. Infatti, se guardiamo, e prendo il tuo esempio della crescita italiana, tu hai detto, l'Italia dal secondo dopoguerra praticamente è sempre cresciuta, quindi prima dell'euro l'Italia cresceva tantissimo, dopo dell'euro l'Italia non cresce, o poco prima dell'euro quello che è. Questo determina un vizio, anzi due vizi grandissimi. Il primo, tu stai affermando che la crescita fosse praticamente stabile e alta prima dell'euro, per cause probabilmente di assenza di euro, e poi arriva l'euro e quindi va tutto male. Basta ragazzi, cercate voi a casa Trading Economics, dalle GDP Annual Growth Rate, e guardate praticamente come da fine anni 50 il tasso di crescita italiano fosse molto alto. Fate una piccola regressione, era intorno al 5%, facciamo, di media fino agli anni, fino a metà degli anni 70, e poi che cosa succede? Tutti quelli che conoscono la teoria della crescita sanno che un terzo della crescita viene da tasso di risparmio e due terzi della crescita vengono da produttività praticamente, quindi da dotazione tecnologica. E, noi in quegli anni avevamo anche una piccola componente di crescita a livello demografico che un po' ci sosteneva. Avevamo il baby boom e ciò che derivava dal baby boom, che pian piano si è andato esaurendo.
Quindi quella fonte di crescita è andata, diciamo, fine anni 60, esaurendosi, tra l'altro in concomitanza con l'autunno caldo. E proprio dall'autunno caldo successero delle cose. La crescita italiana iniziò a stabilizzarsi, e stabilizzarsi a ribasso però. Stabilizzarsi a ribasso, e quindi si iniziò con tanto deficit, tanta spesa pubblica, tanto debito, e quello che si pagava in inflazione prima dell'81 si è poi pagato in tassi di interesse più alti. Ripeto, non si scappa dal mercato, non c'è la formula magica per evitare disoccupazione, evitare tassi alti, evitare questo o quest'altro e avere la piena occupazione. È che è pure una fettina di culo, ragazzi, posso dirlo. Sempre sul fatto del era conveniente investire in titoli di Stato, ma siamo, ragazzi, comparate due cose: rendimento dei titoli di Stato italiani in quegli anni e tasso di inflazione. Andate semplicemente a scoprire qual era il rendimento reale, ed era negativo prima dell'81. Il rendimento reale dei titoli di Stato italiano era negativo. Poi ci si è aperti giustamente al mercato perché era insostenibile quel sistema. E cosa è successo? Semplicemente il tasso di interesse italiano si è adattato al rischio paese. Il rischio paese era alto, il tasso di interesse era alto. Quindi parliamo di monetizzazione, va bene, torniamo prima all'81, prima dell'81. Torniamo prima dell'81, ma semplicemente pagheremo un'inflazione perché vedremo un ammontare di moneta sempre di quantità sempre maggiore investita nell'economia. Certo, si potrà dire, ok, ma finché non c'è la piena occupazione non ci sarà inflazione. Ho argomentato che questo è falso. Lo dimostrano i paper, lo dimostra la ricerca scientifica di prende decenni, dagli anni 50 questo. Se poi, ripeto, qualcuno che, un Thomas Fazzi, che l'economia non l'ha studiata, crede di aver trovato la moneta filosofale per risolvere i problemi che attanagliano le nostre economie da secoli praticamente, ragazzi, io non vedo l'ora di mettermi da parte qualora fosse tutto vero, sinceramente. E ripeto, è molto molto pericolosa tutta questa dialettica, perché i dati lo dimostrano, i dati smentiscono tutto quanto. La crescita italiana perché è ferma da quant'è? Ormai più di 30 anni in realtà. La crescita italiana è ferma da più di 30 anni per un motivo. Dall'aggancio all'euro. Quello che dice è falso, perché la TFP è molto più, e non solo la TFP, ma anche la TFP. Silenzio, per favore, è il tuo tempo. Rispondo dopo. Esatto. Quindi la crescita italiana in realtà si ferma da già prima dell'euro, si ferma dal più o meno dal 92, e anzi, se guardiamo i grafici, anche leggermente prima, da fine anni 80. Perché? Perché semplicemente non abbiamo mai fatto i conti a casa. Dal 92 al 90, 99 più o meno, ci fu un grandissimo sentiero di sostenibilità tra crescita derivante dall'entrata virtuale nell'euro, crescita non, sia chiaro, non del PIL o della produttività, ma degli aggregati in senso di bilancia commerciale. E che hanno veramente basato i presupposti dell'attuale bilancia commerciale in surplus. E dire che abbiamo 60 miliardi quindi di bilancia commerciale in surplus da mangiare a discapito proprio della crescita, perché dobbiamo aumentare l'import, dobbiamo fare questo, aumentare questo e quest'altro, ragazzi, io sinceramente non so tutto questo da dove venga, ma è molto divertente. E vado concludendo, che anche in anticipo, così finiamo anche prima la live. Basarsi su questi assunti senza uno straccio di prova, perché ragazzi, gli economisti della MMT, Randall Gray, Bill Mitchell, la Kelton, Mosler, il signor Galbraith, figlio di John Kenneth Galbraith, uno dei più grandi economisti che si sta rivoltando nella tomba, sono tutti economisti che stanno praticamente al margine, tutta gente che dopo 50 anni, ha passato un'università mediocre, hanno detto, ma a me non mi si fila neanche mia moglie, cosa faccio? Mi butto su una teoria strana, così magari ho un audience, così come l'hanno fatto anche in tantissimi, anche in Italia. E ripeto, lo studio più importante sulla MMT ha 20 citazioni, ed è uno studio che la stronca in toto. Quindi c'è un motivo se la MMT non ha mai preso piede e mai lo prenderà in maniera seria. Perché uno, nessun paese ha mai adottato la MMT. Quindi io mi chiedo, ma sono tutti i paesi stupidi che non l'hanno adottata? Cioè, abbiamo davvero bisogno di alcune persone che dicano, no, guarda, basta fare questo. E loro dicono, ah, ma c'hai ragione, come ho fatto a non pensarci prima? Io che mi basavo su dei modelli che, guarda, mannaggia. Io che mi basavo sull'econometria, che scemo, pensa. E ancora, c'è un motivo se la MMT non è mai stata presa seriamente. Semplicemente perché a livello accademico, a livello professionale, ma non c'è neanche senso di parlarne. Davvero, ok, stiamo facendo questa live da quant'è? Da 2 ore. Ma tanto dopo questa live torneremo alle nostre casucce, dalle nostre mogli, dalla nostra cucina a cucinare e tutto il resto, e vedremo i problemi dell'economia italiana che saranno sempre gli stessi, non perché non abbiamo la MMT, ma semplicemente perché noi ci rifiutiamo di prenderci le nostre responsabilità. E cerchiamo, come sempre, queste scappatoie. Vi cito per chiudere uno scritto sempre di John Kenneth Galbraith, che dice, ci sono alcune lezioni economiche che non si imparano mai. Una è quella che è indispensabile la più profonda diffidenza verso l'innovazione nelle materie che interessano la moneta e più in generale il campo della finanza. Continua infatti a persistere l'idea che debba esistere una qualche maniera, rimasta finora sconosciuta, di risolvere grandi problemi sociali senza sacrifici.
Ma la verità pura e semplice è che questa non esiste. Gli ingegnosi progetti monetari e finanziari si rivelano infallibilmente e non si conoscono eccezioni a regola, inefficaci, quando non si tratta di frodi ai danni del pubblico che non di rado si ritorcono sugli stessi che li hanno concepiti e attuati. Quindi c'è lo stesso Galbraith, decine e decine di anni fa, e sia chiaro, non è il primo dei liberisti, ma anzi, lui è stato un grandissimo keynesiano, già lo ammetteva, perché già negli anni 50 si parlava di MMT con altri nomi. Tutta questa MMT della quale Mosler ha copiato semplicemente perché ha visto che oggi negli anni 2000 nessuno ne parlava, quindi ha detto ok, divento famoso per qualcuno e do un senso alla mia vita. Grazie. Umberto, scusa, Grazie mille. Umberto, Sì, scusa, posso fare sì. una domanda di 3 secondi a Marco? Per Devi. lasciargli la No, parola? figurati, 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 Sì. vai. Marco, scusa, i buoni di sconto fiscale, che appunto, come tu hai detto prima, sono un'applicazione pratica dell'MMT, che riflessi hanno avuto nel contesto legislativo italiano? Cioè c'è qualcosa che assomiglia a questa cosa qui che è già diventata legge? E che rapporto c'è con quello che è già diventato legge con i buoni di sconto fiscale? Ok, Perfetto. così rispondi e andiamo anche in chiusura e salutiamo anche perché ormai è Perfetto. 17:59. Dai, speriamo soltanto di 10 minuti magari. Quanti minuti ho Umberto per regolarmi? Vai, vai, 10 minuti. Io vorrei Ok, chiudere a grazie. 18:10, anche perché abbiamo una live ancora stasera. Perfetto, continuamente anche gli incentivi Vorremmo buoni, anche mangiare, esatto. fare un po' di Allora, aperitivo intanto eventualmente. faccio un commento sulla situazione, semi scherzoso, sulla situazione di Galbraith che ha fatto Matteo, è una perfetta descrizione dell'euro. Se c'è un esperimento che tutti gli economisti di tutte le scuole di pensiero, da Kaldor a Friedman, a Dorbush, a Godley, a tanti altri, dicevano era completamente privo di senso economico, era proprio l'euro. Effettivamente, in questo caso, bisogna dire che Galbraith ha detto una cosa che si è rivelata piuttosto azzeccata. Sulla domanda di Francesco, applicazione al contesto italiano, esiste già uno strumento che è l'ecobonus 110%, che in realtà è un'applicazione del concetto di moneta fiscale. Sostanzialmente è la possibilità di vedersi attribuire dei crediti utilizzabili nei confronti dell'erario se si effettuano certi interventi di ristrutturazione immobiliare che migliorano il profilo di qualificazione energetica, di impatto ambientale, eccetera, eccetera, nell'ambito appunto di ristrutturazioni immobiliari. Sta suscitando un grandissimo interesse, movimenterà probabilmente 1 miliardo di euro di lavori complessivi, che sono tanti per quel comparto, purtroppo sono noccioline rispetto alle esigenze effettive dell'economia italiana. Però è un test estremamente significativo. Tra parentesi, sul sito del Ministero dell'Economia trovate linkato uno studio della LUISS che ha stimato che è anche una manovra deficit neutral, quindi anche dal punto di vista dell'impatto sul deficit, se mai il deficit dovesse essere realmente la variabile da tenere sotto controllo, sostanzialmente è stimato ripagarsi da sé. Quindi mi sembra un esempio significativo. Sui punti precedenti, correlazione deficit-crescita, tu Umberto hai mostrato dei dati prima. Ricordiamoci che questa correlazione però è misurata ex post. Il punto è che se tu immetti capacità di spesa, immetti moneta nell'economia, è vero che aumenti il deficit, ma appunto perché stimoli la crescita, poi in misura significativa il deficit rientra. Quindi questo è il motivo per cui misurato ex post non trovi una correlazione elevata. Quando poi vai a vedere la situazione dell'intero contesto dell'Eurozona o dell'Unione Europea 27-28, teniamo conto che ci sono metà dei paesi aderenti all'euro per cui l'euro è un vantaggio. Ci credo che la Germania riesce a crescere nonostante un surplus di bilancio, almeno prima del Covid, e non un deficit. Fa l'8% di surplus commerciale, il potere d'acquisto viene da lì. Ma vi rendete conto che non tutti i paesi al mondo possono fare l'8% di surplus commerciale? L'Italia fa il 3,5% e non è che, e sono i 60 miliardi che citavo prima, non è che si può evidentemente portare l'intera eurozona a una politica mercantilistica spinta, poi creiamo delle distorsioni e dei problemi con tutti i nostri partner geopolitici, a partire dagli Stati Uniti. Sull'articolo che ha mostrato prima Matteo relativo al fatto che chiedessimo prestiti esteri in valuta degli anni 70, è molto semplice. Questi prestiti esteri in valuta non servivano né a finanziare il deficit pubblico, né a finanziare l'importazione, servivano a costituire riserve valutarie per cercare di sostenere il cambio della lira. Perché durante gli anni dello shock petrolifero si stava cercando una politica di contenimento dell'inflazione e questa politica di contenimento dell'inflazione si riteneva che dovesse andare di pari passo con una stabilizzazione del cambio. Il risultato qual era? Che le riserve valutarie venivano effettivamente rimpinguate con i finanziamenti esteri, venivano bruciate nei tentativi di sostegno e poi alla fine la lira si svalutava lo stesso. Quindi erano finanziamenti perfettamente inutili.
Quindi semplicemente una politica figlia ancora del concetto di vedere la svalutazione del cambio, non un fatto fisiologico legato a differenze dei tassi di inflazione che tra paesi esistono, ma come un qualcosa da evitare come la peste bubbonica. Evidentemente è stato un errore. La flessione della crescita che è stata citata, è vero che l'Italia ha avuto dei tassi di crescita in rallentamento dopo il boom economico degli anni 50-60, ma in rallentamento come lo sono stati in tutto il mondo occidentale, e questo in parte sicuramente anche dovuto al fatto che via via che crescono i livelli di reddito pro capite c'è un effetto di produttività marginale del capitale, eccetera, eccetera, che tende a plafonarsi. Il punto però è che il delta di reddito pro capite, di produttività del lavoro, che è quella che conta, non la total factor productivity, che è un indicatore estremamente inaffidabile, dell'Italia verso il resto dell'Europa occidentale, è andato ad allargarsi in maniera drammatica dalla seconda metà degli anni 90 in poi, esattamente dal momento in cui l'Italia si è agganciata all'euro. E non è stato solo, o neanche a mio parere prevalentemente, un problema di fissare il cambio, ma un problema di essersi sottoposti a politiche fiscali costantemente restrittive per centrare i famosi parametri di Maastricht, quanto meno il 3%, perché il 60% di debito pubblico PIL ovviamente non è mai stato centrato. Direi che forse ho coperto abbastanza rapidamente tutti i punti. Cito solo che a un certo punto Matteo ha detto abbiamo quasi 60 miliardi di surplus cominciare da mangiare, ma nessuno li vuole mangiare. Io sto dicendo che la proposta come l'abbiamo formulata prevede sostanzialmente una combinazione di interventi mediante l'emissione di strumenti fiscalmente utilizzabili, quindi moneta fiscale, buoni di sconto fiscale, certificati di compensazione fiscale, rivolta da una parte al sostegno della domanda interna e dall'altra al miglioramento della competitività delle aziende via riduzione del cuneo fiscale, in maniera da mantenere le cose in equilibrio. Non vogliamo fare una politica di espansione del surplus commerciale, non vogliamo neanche fare una politica di peggioramento dei conti con l'estero. Il fatto che abbiamo un cuscinetto di 60 miliardi vuole semplicemente dire che una manovra di questo tipo ha dei margini significativi, quando anche poi i parametri non fossero perfettamente azzeccati fin da subito, poi possono essere regolati. Nel momento in cui emettiamo uno strumento come la moneta fiscale, abbiamo sostanzialmente due manopole su cui intervenire. Da un lato il sostegno della domanda interna, dall'altro il miglioramento via riduzione della fiscalità sulle aziende, via abbassamento del cuneo fiscale. Questo senza bisogno di rompere l'euro, senza bisogno di svalutare. E l'unica conclusione è che Matteo batte sul fatto che siamo dei pericolosi avversivi, scusami, lasciamelo sintetizzare così scherzosamente, però tu anche un po' seriamente dici proponiamo tesi pericolose, cosa ci possa essere di pericoloso quanto quello che è stato fatto in Italia tra il 2011 e il 2013. Rendiamoci conto dell'impatto delle manovre restrittive prescritte, tra virgolette, dall'Unione Europea. Prima, aprile 2011, primo pacchetto restrittivo ancora governo Berlusconi. Seconda fase, settembre del 2011, dopo la lettera BCE, Draghi-Trichet. Terza fase, dopo che Monti va al governo. Abbiamo avuto 13 trimestri consecutivi di contrazione del PIL. Abbiamo avuto il raddoppio della povertà assoluta, da 2 milioni e mezzo a 5 milioni di persone. Abbiamo avuto decine di migliaia di fallimenti. Uno dice, però abbiamo rimesso a posto i conti pubblici. Abbiamo portato il rapporto debito-PIL dal 116 al 129%. È stato un fallimento sotto tutti i profili. E quelli pericolosi saremmo noi. Ho chiuso.